La scorsa settimana ero rimasto un po' deluso, no? Dal fatto che Diamond non avesse commesso alcun crimine contro l'umanità. Ma meno male che con questa puntata si è redetto. La settima puntata di House of the Dragon è stata veramente una bomba. Sono successe un sacco di cose, la trama è andata parecchio avanti, il tutto nel giro di una notte. Peccato un po' che questa notte fosse stata un po' buina, del serie che per metà della puntata non si vedeva una ceppa. Non so che problema abbiano i produttori dell'universo di Game of Thrones quando si tratta di girare le scene di notte. Anche perché in realtà, da quel che mi è parso di capire, da quello che ho visto, non è neanche stata girata di notte, tutto questo è frutto di un filtro notte un po' bruttino, anche perché quando erano uscite le immagini, no, promozionali di queste scene che abbiamo visto qui, quelle di Rhaenyra e Daemon sulla spiaggia, io ricordo che erano di giorno, quindi si vede proprio che ci hanno schiaffato un filtro notte sopra, hanno detto ma sì, va benissimo, e poi non si è visto una ceppa. Un po' un peccato, contando che la notte, il buio, l'oscurità gioca un ruolo chiave in questa puntata, va a nascondere certe cose, perché nel corso della notte molte pedine si muovono. Quindi andiamo con ordine, cominciamo dall'inizio. La puntata si apre con il funerale di Lena, dopo che l'abbiamo vista fatta barbecue da Vhagar nella scorsa puntata. Questo funerale è molto bello, molto sentito, molto religioso, con i riti dei Velaryon che vogliono riportare il corpo all'acqua. Infatti il sarcofago di Lena viene buttato in mezzo al mare con, nel frattempo, Daemon, che dovrebbe soffrire, no? Per la perdita della moglie, che si scassa dalle risate perché probabilmente si rende conto che molte delle formule religiose usate dai Velaryon sono un po' ridicole. E su Daemon, tra l'altro, bisogna aprire una piccola parentesi, perché la scorsa settimana sono girate molto alcune foto di una scena tagliata dove si vedeva Daemon che, in seguito alla morte della moglie, andava ad abbracciare le figlie. Era una scena molto sentita, no? Dove ti facevano vedere, per l'appunto, che Daemon teneva le sue figlie. E probabilmente per questo che l'hanno tagliata, perché vogliono tenere Daemon come un personaggio totalmente stronzo, per dire così, totalmente distaccato dalla sua famiglia, in modo che qui potesse tranquillamente scoparsi Rhaenyra senza troppi, diciamo, senza troppi dubbi, senza troppi rimorsi da parte dello spettatore. E vedendo come sono andate le cose in questa puntata, per l'appunto, capisco come mai l'hanno tagliata. Ha senso. È sempre bello vedere tutti i draghi riuniti, quella scena con i draghi che volavano in cielo e appoggiati anche sulla roccia era veramente, veramente fantastica. E questa puntata è stata anche molto, molto incentrata sui ragazzi, una cosa che ho apprezzato molto. È stata prestata molta attenzione ai figli e soprattutto alle responsabilità che spesso vengono poggiate sulle loro spalle senza rendersi conto di quali implicazioni queste hanno. Jace mi ha fatto molta tenerezza perché diceva che non dovevano essere lì, sarebbero dovuti andare ad Arrenal a piangere la morte degli Strong, contando che è quello il suo vero padre. Ma Rhaenyra le spiega giustamente che non possono fare questa cosa perché in teoria non devono far capire che avevano alcun tipo di legame con gli Strong. Sarebbe strano se nel momento in cui gli stessi membri diretti della loro famiglia muoiono, loro vanno al funerale di un altro Lord che in teoria non dovrebbe c'entrare nulla con loro. Aegon si riconferma essere uno stronzo con il fratello, continua a tormentarlo e nel frattempo butta giù bicchieri di vino, manco fossero acqua. Letteralmente io a qualsiasi evento. Corlys cerca, non so se di confortare Lucerys o qualcosa del genere, ma gli dice che un giorno sarà lui il padrone del Riftmark che dovrà ereditare lui tutte quelle cose, al che piccolo Lucerys dice no, non lo voglio. E qui a me è venuto un cazzo di flashback del Vietnam, dell'ultima stagione di Game of Thrones, quando la stessa situazione si riproponeva con Jon Snow e lui diceva no, non lo voglio, lei è la mia regina. Per fortuna però Lucerys qui aggiunge una frase molto importante perché dice io non voglio essere Lord del Riftmar perché nel momento in cui questo succederà vorrà dire che i miei genitori saranno morti, che qualcuno sarà morto perché io possa ereditare quel trono. E giustamente ha ragione, voglio dire, non l'ho mai pensato da questo punto di vista e probabilmente neanche Corlys. E il modo in cui appunto questa puntata, ripeto, ti fa capire quali aspettative vengono messe sulle spalle dei giovani ragazzi? Mi è piaciuto molto, molto, molto. In realtà, l'unico a questo funerale che sembra essere dispiaciuto davvero genuinamente per la morte di Lena, oltre ai suoi genitori, è il fratello Lenor. Infatti, lo vediamo lì nell'acqua che
si sta disperando. È una scena molto bella, però non gli è concesso addirittura nemmeno piangere la sorella morta, al punto che Corliss dice lì al suo boyfriend di andare a ripescarlo perché probabilmente sta dando un cattivo spettacolo, deve comunque dimostrarsi forte, perché è quello che l'etichetta impone. Viserys nel frattempo invita Daemon a tornare a casa adesso, a tornare ad Approdo del Re, anche perché in effetti è una cosa di cui non mi ero reso conto fino a questo momento. Adesso i due fratelli condividono una moglie morta, cioè entrambi hanno attraversato lo stesso lutto. E quindi qua Viserys in realtà, cioè a me ha fatto anche tenerezza perché cerca di invitare il fratello a stare con lui, a stare con la sua famiglia, ma a Daemon non interessa nulla, lui preferisce rimanersene a Pentos perché non vuole tornare a corte per com'è la corte in questo momento. Siccome ormai si è fatta una certa, Viserys vuole andare a letto perché poverino, solo il Dio sa come si regge ancora in piedi. E nel salutare Alicent dice: "Vado a letto, Emma." E io ero tipo: "Oh, porca puttana, Viserys, che cazzo fai?" Ha avuto gli stessi vibes di Robert Baratheon che chiamava Cersei con il nome di Lyanna quando era ubriaco, stessa identica cosa. Nel frattempo, siccome gli Strong sono morti, adesso Viserys è rimasto senza una mano del re, ha ben deciso di chiamare il nostro personaggio preferito, il più simpatico di tutti, Otto Hightower, che è stato appunto si è visto ridare il ruolo di mano del re. E mentre gira intorno, trova Aegon completamente ubriaco marcio, gli dà due calci in culo e dice: "Oh, vatti a riprendere, no, deficiente, che stai facendo uno spettacolo terribile di te stesso, tu che dovresti essere il futuro re." Perché è quello che a Otto dà fastidio, che Otto vuole appunto complottare per portare un giorno Aegon ad essere sul trono, anche se non è suo di diritto, e quella è l'immagine che adesso la gente ha di Aegon, ovvero un ragazzino ubriaco marcio che non sa fare un cazzo. In seguito a questo lutto, Corlys e la moglie Rhaenys discutono di quello che è successo e Corlys dice, ci fa capire che lui è molto legato all'idea che le persone hanno di lui e al fatto che lui vuole lasciare un segno, no? Lui dice: "Qual è il senso di avere una famiglia, dell'eredità e tutto quanto se non lasci un segno nel mondo, se poi le persone si dimenticano di te?" A Rhaenys ovviamente non potrebbe fregare di meno di questa storia e dice che secondo lei il Driftmark dovrebbe andare alle figlie di Lena perché è il sangue del loro sangue, mentre invece, cioè, i figli di Rhaenyra e Lenor non sono davvero i figli di Lenor, non c'è il sangue Velaryon nelle vene dei figli di Rhaenyra. Perché? Perché sono dei bastardi. Ma nonostante questo, per quanto tutti sappiano, cioè, è questo che a me piace di questa storia, è che tutti sanno benissimo quello che è successo, ma tutti devono far finta che non sia successo. E Corlys, pur sapendo la verità, pur sapendo che quelli non sono realmente i suoi nipoti, comunque dice che è più importante l'idea, no, che le persone hanno, e il fatto che quelli a livello legale, per dire così, sono gli eredi al trono di spade, anche se sono dei bastardi. Nel cuore della notte, Rhaenyra e Daemon decidono di lasciarsi andare una scampagnata notturna che sicuramente finirà benissimo, questi due da soli nel buio, nella notte, sicuro andrà tutto bene. E Rhaenyra, parlando del suo rapporto con Lenor, dice che in realtà, cioè, loro ci hanno anche provato, no, ad avere un figlio in maniera naturale, ma dice che non c'era alcuna gioia nel farlo con Lenor, e probabilmente questa cosa, anche boh, a livello psicologico e tutto quanto, non è che l'abbia proprio invogliata a provare più volte ad avere un figlio, una certa, boh, ci hanno smesso e basta. Daemon, tuttavia, guardando agli eventi, a quello che è successo, sospetta che la morte degli Strong non sia stato un caso e va ad accusare in maniera indiretta, non lo dice apertamente, ma ci fa capire che lui sospetta di Alicent perché si rende conto che quello che è successo, no, è un po' troppo comodo. Rhaenyra tuttavia è incazzata con Daemon perché l'ha abbandonata, perché in questi ultimi anni, chissà quanto tempo, se n'è andato a Pentos, ha lasciato Westeros e l'ha abbandonata lì ad Approdo del Re da sola. Chiede a Daemon se lui amava la moglie e lui risponde che l'amava quanto bastava. E qui ancora una volta capisco perché hanno tagliato quella scena, perché vogliono farci capire che appunto, Daemon era totalmente distaccato dalla sua famiglia e quello che aveva fatto era stato più un matrimonio di interessi e altre cose, ma non teneva realmente alla moglie e alle figlie. Però, come dice, almeno lui può piangere le sue perdite, lui può piangere la morte di sua moglie, mentre invece Rhaenyra non può disperarsi per la morte di Lord Strong perché confermerebbe
tutti i dubbi che le persone già hanno. E che vuoi fare mentre sei qui sotto la notte stellata sul mare, no? Il rumore delle onde e tutto quanto, se non scoparti la tua nipote? Ripeto ancora una volta quello che ho detto sul fatto che Martin vuole portarci a normalizzare l'incesto, perché comunque nel momento in cui è successo ho un po' fatto il tifo, no? Ho detto, ah, oh, finalmente che si capisce che sti due sono fatti per stare l'uno con l'altra, anche se c'è un legame un po' strano, però vabbè, sono Targaryen, chiudiamo un occhio, no? Non mi demonetizzate questo video, è tutta finzione, vi prego. Nel frattempo però Aemond, il figlio di Alicent, se ne esce di notte perché ha un piano ben prestabilito a quanto pare e si avvicina a Vhagar, tra l'altro Vhagar stupenda, porca miseria, cioè vedi questo colosso che dorme, no? Che respira nella notte, innalzando anche tutta la sabbia tra l'altro con il respiro, un dettaglio stupendo. E lui cerca di avvicinarsi, ma appunto Vhagar si sveglia, però incredibilmente Aemond riesce a domarla, riesce a trovare il suo coraggio e a non tentennare davanti a lei, perché si rende conto che quella è la migliore occasione che avrà nella sua vita per prendere un drago, e anche un drago della Madonna, contando che Vhagar è il drago più grande che ci sia al momento. Riesce però a domarla, riesce a salire sul suo dorso e vediamo Vhagar che spicca il volo in questa scena veramente stupenda. Tutta la scena del volo mi è piaciuta tantissimo, obbligatoria la musichetta di How to Train Your Dragon di sottofondo, però sì. E la cosa che ho apprezzato è che ci abbiano anche appunto mostrato quanto sia difficile volare a dorso di un drago, perché soprattutto se sei un cavaliere inesperto, cioè per poco lui non ci rimaneva, per poco non volava giù dal suo dorso, però il momento in cui davvero lui riesce a conquistarlo, non, cioè un po' ti senti contento nei suoi confronti, per quanto poi ti rendi conto che è un po' anche lui un piccolo bastardo. Il volo del drago però getta un po' di scombusto a corte, perché le figlie di Lena, le gemelline, si svegliano, si rendono conto che qualcuno ha preso Vhagar e corrono verso di lui e appunto trovano Aemond che sta tornando dopo che ha conquistato Vhagar, perché nel momento in cui la madre è morta, nel momento in cui Lena è morta, Vhagar è rimasta senza cavaliere e sarebbe dovuta essere una delle figlie di Lena in teoria a conquistare, a prenderne possesso, ma lui l'ha battuta sul tempo e quindi cominciano a menarsi di brutto. Ecco, una rissa tra bambini non era sulla mia bingo card, però eccoci qui, ed è stata tra l'altro una scena molto bella perché, cacchio, cioè si sentiva l'impatto di ogni colpo, cioè, loro che tu sentivi l'impatto di questi bambini che si spaccavano il naso a vicenda. È stata una piccola battaglia dei bastardi, letteralmente. E caspita, la violenza che c'era di mezzo quasi ti lasciava esterrefatto, al punto che stavano cercando di uccidersi, che cercavano di tirarsi i sassi in testa, che cercavano di pugnalarsi, e alla fine nello scontro, che Jace mi sembra finisce con il pugnalare l'occhio di Aemond, strappandoglielo praticamente, in una scena estremamente cruenta con... Tu non lo so, io ero lì che ero tipo, mio Dio, cosa cazzo sta succedendo, ragazzi? Ed è molto bello che questo scontro tra i bambini finisca con il rispecchiare appunto anche quello dei genitori e a portare tutti quanti in quella sala di notte per cominciare a stabilire le regole del gioco, per cominciare a muovere i pezzi, perché tutti quanti cominciano ad accusarsi. Viserys arriva incazzato nero, lui vuole solo dormire, gli stanno rompendo il cazzo, vuole risolvere questa questione il prima possibile per potersene tornare a letto e vuole capire cosa è successo, ed è qui che appunto Jace, anzi anche Rhaenyra, dice che hanno dato del bastardo al suo figlio, che è un crimine gravissimo, perché essendo Rhaenyra l'erede al trono di spade, essendo i principi, i figli di Rhaenyra, i futuri re che dovranno andare sul trono di spade, accusarli di essere dei bastardi è la più alta forma di tradimento. Quindi Viserys chiede a Daemon da chi ha sentito questa cosa, cioè perché sta dicendo questa cosa del fatto che loro siano dei bastardi. Aemond, da pezzo di merda, dà la colpa al fratello, ad Aegon, e Aegon semplicemente dice, ma scusami, lo sanno tutti, cioè la butta lì, che era esattamente quello, cioè nel momento in cui lui ha detto che gliel'ha detto a Aemond, io sapevo al 100% che lui avrebbe detto la verità davanti a tutti, perché è talmente stupido ed è talmente diretto da non preoccuparsi delle conseguenze di una simile frase. E persino nel momento in cui la verità viene esposta, persino nel momento in cui tutte le persone che erano nella sala hanno la conferma su una cosa che già sapevano,
Viserys comunque non vuole guardare in faccia la verità. Viserys è soltanto ok, non me ne frega, sono tutte menzogne, chiedetevi scusa, risolvete questa questione, siamo tutti una famiglia qui. Che è vero, cioè una cosa di cui mi sono reso conto solo in quel momento, praticamente ormai tutti i personaggi della serie sono legati da un legame di sangue o di matrimonio in qualche modo. Sono tutti effettivamente una gigantesca famiglia allargata che si odia a vicenda. E Viserys cerca soltanto di dire fate la pace, basta, voglio tornare a dormire. Ma Alicent no, cioè ad Alicent non va giù che lui abbia perso, che il figlio abbia perso un occhio in maniera permanente. E Alicent vuole che si segua il detto occhio per occhio, dente per dente alla lettera, al punto da chiedere che venga strappato un occhio anche a Lucerys, perché mi sembra che era stato lui alla fine a pugnalarlo. Che ovviamente c'è cioè, una richiesta assurda da fare appunto al figlio dell'erede al trono di spade, al futuro re. Cioè non puoi dire voglio strappare l'occhio al futuro re. Viserys ovviamente diceva ma che cazzo stai dicendo, ma ti pare che possiamo fare questa cosa? Semplicemente dimenticalo, è un ordine. E qui Alicent però va oltre il giudizio del re. Alicent disubbidisce direttamente ad un ordine del re ed ordina a Criston, al suo cavaliere, di andare a prendersi l'occhio di un bambino. Cioè Alicent completamente impazzita per questa cosa. E Criston sta per farlo, ma tutti gli altri della guardia reale si buttano, si duro e lo fermano. E tra l'altro dagli sguardi, dagli scambi degli sguardi che ci sono stati in questa puntata tra i vari membri della guardia del re, è chiaro che la guardia, tutti i membri della guardia vedono di cattivo occhio Criston, perché sanno che è diventato praticamente il cane della regina. E questa scena ne è la prova per tutti quanti. E nel momento in cui vede che stanno tenendo fermo Criston, Alicent stessa ruba il pugnale, strappa il pugnale di Viserys, no? La daga in acciaio di Valyria, la solita, che poi verrà usata anche da Arya, e la punta contro Lucerys, cerca di togliergli l'occhio, ed è qui che Rhaenyra la ferma, e finalmente tra l'altro vediamo questa scena che era comparsa anche nei trailer, dove le due si scontrano e c'è questo dialogo bellissimo, veramente stupendo di Alicent che dice io ho dovuto fare tutto quello che ho fatto per il dovere, per la giustizia, ma dov'è il tuo dovere, dov'è la tua giustizia in questo momento quando lasci che una simile ingiustizia avvenga, quando lasci che mio figlio perda l'occhio senza alcuna conseguenza, senza che chi ha fatto questo crimine paghi. E la risposta di Rhaenyra mentre tiene il pugnale lì, mentre cerca di fermarla, è perfetta, perché dice per quanto tempo hai aspettato, no, questo momento, per quanto tempo hai aspettato il momento di tirare fuori tutto questo odio, adesso ti vedono per quello che sei davvero. E questa frase gliela dice quasi sussurrata, è una scena perfetta, è un dialogo che mi ha messo, uno scambio che mi ha messo veramente la pelle d'oca, e nella collutazione ecco che Alicent finisce con il ferire Rhaenyra, finisce con il tagliarla lungo il braccio, e tutti quanti si fermano in quel momento, e la stessa Alicent si rende conto di quello che ha fatto, si rende conto di aver ferito la regina erede al trono di spade, di aver commesso un crimine gravissimo, che però alla fine non avrà, almeno da quel che abbiamo visto in questa puntata, non avrà reali conseguenze. E questo ti spiega anche un po' il double standard del tutto, no? La scorsa puntata, quando Arwen Strong ha colpito Sir Criston, quando hanno fatto a botte mentre si allenavano, lui è stato allontanato subito e gli è stato tolto qualsiasi diritto e tutto quanto. Nel momento in cui Alicent attenta alla vita del futuro principe, ferisce la stessa regina, la futura regina, non succede nulla. E questo ti dimostra tra l'altro che Viserys ancora una volta non ha alcun tipo di potere. Cioè Viserys anche nel momento in cui dà un ordine diretto, quando il re impartisce un ordine diretto, nemmeno sua moglie lo ascolta. E questo ancora una volta ti fa capire quanto Viserys sia impotente in tutta questa situazione. Ma quello che va a mettere un punto a questa situazione assurda è lo stesso Aemon, che dice non ti preoccupare madre, avrò perso un occhio ma ho guadagnato un drago, che è molto più importante. E ora ragazzi, forse ricordo male io, non sono andato a controllare perché mi è venuto in mente adesso, ma non era quello che la sorella diceva nella scorsa puntata? Perché io ricordo una cosa quando la sorella, l'altra figlia di Alice, no, quella ossessionata dagli insetti, io ricordo nella scorsa puntata questo dialogo di lei che diceva che perderà un occhio, e per come era impostata la scena sembrava che stesse parlando degli insetti con cui stava giocando.
Però in realtà adesso è chiaro che stava parlando del fratello. Quindi è un modo per dirci che lei ha tipo dei poteri profetici, che può vedere il futuro o una roba del genere. Mi confermate questa cosa? Perché io non l'ho controllata, scusatemi, però mi ricordo questo dialogo. E in realtà in questa scena, nel momento in cui Alicent va a ferire Rhaenyra, si schierano le parti. Perché se prestate attenzione, quando Rhaenyra si ritira, dietro di lei ci sono Daemon e c'è anche Corlys Velaryon e tutti gli altri. Quindi in realtà quella scena ti fa capire quelle che saranno le future parti. Almeno credo dovrebbero essere queste le parti. Vediamo i neri contro i verdi e tra l'altro anche gli stessi figli, gli stessi ragazzi hanno mantenuto con il loro vestiario le due parti. Alicent quindi si rende conto adesso della cazzata che ha fatto, perché adesso tutti quanti pensano che lei sia pazza e quant'altro. Ma Otto invece è contento della cosa, cioè è incredibile che l'unica volta che Otto è fiero della figlia è nel momento in cui lei ha cercato di praticamente strappare l'occhio a un ragazzino, perché si rende conto che finalmente lei tira fuori gli artigli e combatte per la propria causa. E ancora una volta ci viene confermato che quello che Daemon diceva prima, no? Che Daemon dice questa frase stupenda, Otto, dice: una sanguisuga, per quanto possa succhiarti il sangue, per quanto possa essere piena, non sarà mai soddisfatta. Infatti Otto è lì che dice: ok, hai fatto questa cazzata, Alicent, adesso però tu vai da Viserys, chiedigli scusa, mostrarti pentita, perché adesso noi dobbiamo giocare la lunga partita, dobbiamo prepararci per il gioco lungo e lasciare che questo piano possa prendere atto. Perché? Perché Otto è super contento di aver preso un drago, cioè in questo momento Aegon è diventato suo nipote preferito, ma proprio senza pensarci due volte. In tutto ciò, Lenor arriva dopo tutto sto casino, che non sa che cazzo è successo, dice: guarda, ero fuori a scopare, che è successo? Un occhio perso, roba. Sei stata pugnalata, ho capito bene, o erano tutte fake news? Con Lenor che dice: avrei voluto essere lì presente, e Rhaenyra che dice questa frase stupenda, dice: beh, potrebbe essere il motto della nostra casata, guarda. Però, nonostante il tutto, mi è piaciuto che, cioè, Rhaenyra non dà realmente una colpa a Lenor per tutto quello che è successo e per la sua assenza. E in realtà Lenor qua è realmente pentito da quello che è successo. E lui dice: ok, no, da oggi io voglio essere più presente. Da oggi prometto che sarò più presente, voglio essere qui con te, voglio essere il marito che ti meriti, perché è la cosa giusta da fare. Solo che Rhaenyra qua si sente messa in una posizione un po' scomoda perché, beh, è appena successo tutto quel casino con Daemon e il fatto che adesso all'improvviso Lenor si risvegli e voglia essere il bravo marito e il marito pio e tutto quanto, non è esattamente il massimo per lei. Ah, e poi. Come, mia signora? Vuole che commetta dei crimini per lei? Veramente, ormai mi sembra che tutte le interazioni tra Alicent e Laris siano queste. Cioè, lei che non fa nulla e Laris arriva. No, comunque, cioè, se vuoi qualcuno che pugnali un bambino, io ci sono, eh. Cioè, se vuoi ammazzare, sterminare una popolazione, dimmelo, eh. Hai detto? Cosa? Sbatti le palpebre e respira se vuoi che commetta dei crimini. Alicent qui mi ha dato tanto un'impressione, come dire, del. Sai quella situazione quando a lavoro tutti quanti dicono: no, non ti avvicinare a quel tipo perché è molto strano, non ti conviene. Tu gli dai corda e poi ti rendi conto del perché tutti quanti dicevano di non avvicinarti a quel tipo perché era molto strano. Ecco, questa è Alicent. Però nel frattempo si rende conto che anche per quello che arriverà, per la guerra che arriverà e lo scontro che è alle porte, avrà assolutamente bisogno di Laris e della sua viscitudine. Quindi loro si allontanano per tornare da Prova del Re e nel frattempo Rhaenyra e Daemon dicono: sai cosa? Secondo me sarà una bella idea sposarci e commettere crimini insieme e mostrare finalmente a tutti quanti di cosa è capace, no? La casa del drago. Ma c'è quel piccolo problema di Lenor, no? Che tu sei già sposata. Io dice: io ormai mia moglie è andata, però il tuo è ancora lì. Come facciamo? Ammazziamo qualcuno, eh? Quindi devono uccidere Lenor, ma devono farlo in modo che non ci siano dubbi, no? Su quello che è successo, ci devono essere i testimoni, perché se Lenor sparisse da un giorno all'altro, ritrovassero il cadavere e il giorno dopo loro due si sposassero, la gente farebbe 2 più 2. Daemon quindi discute con il boyfriend di Lenor e gli spiega che adesso nessuno frega del tuo nome, l'unica cosa che conta sono i soldi. Per dire, se tu commetti dei crimini qua, puoi andartene adesso, ti do un sacco di soldi e puoi fare la vita che ti pare molto meglio di quanto l'avresti qui a Westeros.
Quindi lui va da Lenor, si assicura che ci sia un paggio, qualcuno lì a vederli, scoppia il duello tra i due e lui lo lancia tra le fiamme. E tra l'altro, Dio mio, che brutale la scena, non tanto di lui nelle fiamme, ma di Rhaenys che arriva e subito dopo aver seppellito l'altra figlia, trova l'unico altro erede che gli è rimasto completamente bruciato, cioè quell'urlo di dolore di Rhaenys mi ha veramente gelato il sangue, quindi complimenti a tutti quanti per quella messa in scena, perché porca miseria, cioè terribile. Quindi i due sono finalmente liberi di sposarsi e tra l'altro ci viene mostrato, credo per la prima volta, un matrimonio valiriano e capiamo che c'avevano proprio un fetish per il sangue. Cioè io proprio guardavo quella scena e ho detto, porca puttana, guarda quante cazzo di malattie si stanno passando, porca puttana, siete pure nel Medioevo che vai a cacare in un buco ed esci morto. Secondo me non è proprio una buona idea mischiarsi il sangue. Contanto i figli che hanno perso entrambi i genitori, che vedono i genitori rimasti che si limonano duramente con tutto il sangue davanti a loro. E ho detto, guarda, io posso vedere almeno quattro traumi che stanno nascendo in questo esatto momento. E io qui stavo già dicendo, no, ma seriamente hanno fatto sta roba. Cioè, ok, Daemon lo posso giustificare, tanto lei li fa, però Rhaenyra, dai, Rhaenyra era un buon personaggio, è possibile che davvero abbia fatto una simile mossa, che abbia ucciso Lenor, nonostante avesse detto che era uno dei pochi personaggi decenti, no? Che lui è sempre stato fedele, è sempre stato un uomo onorevole, lo rispettava per questo. Ed ecco invece che all'ultimo momento, per fortuna, vediamo Lenor sulla barchetta che se ne scappa con il suo boyfriend, dopo che si è rasato i capelli perché non potessero riconoscerlo. E qui, tra l'altro, si ricollegano i pezzi e spiego per chi, perché ho visto un po' di gente confusa, spiego quello che è successo. Allora, è palese che loro si siano messi d'accordo. So che magari la scena possa. Qualcuno pensava che il fidanzato di Lenor lo avesse risparmiato, ma no, io sono dell'idea che quello fosse un piano a quattro architettato da tutti insieme, perché Daemon è andato. La prima persona che Daemon uccide è un tizio a caso, cioè. Era un altro, una persona che si trovava lì che aveva la stessa corporatura, la stessa altezza e lo stesso colore di pelle di Lenor, così da poterlo usare come esca. Ovviamente il problema era il volto e per non lasciare dubbi sul volto lo hanno bruciato, lo hanno buttato nel fuoco in modo che il volto rimanesse completamente sfigurato e nel frattempo gli altri due se ne sono scampati. E questa è una cosa che ho apprezzato, cioè ho apprezzato veramente tanto che Rhaenyra comunque abbia deciso di. Nel momento in cui Lenor ha detto, no, guarda, io voglio esserci per te, voglio lasciare tutto quanto e voglio dedicarmi a te, cioè Rhaenyra ha detto, non è quello che vogliamo, non è quello che voglio io e non è neanche quello che tu, Lenor, vuoi. E ha trovato un modo per sistemare la questione, lasciare che Lenor andasse via con il suo fidanzato, il suo amante, in un posto dove potevano vivere la vita che volevano senza preoccuparsi di null'altro e allo stesso modo assicurare la sua posizione, assicurare il suo matrimonio a Daemon e cominciare così il loro cazzo di regno del terrore, che è quello che voglio vedere io. Daemon e Rhaenyra che fanno il culo ad Alicent. Per quanto siano tecnicamente dalla parte del torto, perché alla fine, cioè, sì, Alicent è un po' impazzita e tutto quanto, e lo so che dovrebbe essere vista come la villain, però in realtà non è che avesse tutti i torti, cioè, il suo figlio ha perso un occhio, suo figlio ha perso un occhio. Certo, non è che mi sento così in colpa perché un bastardo si è rubato un intero drago. Nella prossima puntata dovrebbe esserci l'ultimo timeskip, l'ultimo salto temporale perché vedremo le cose dopo. Suppongo qualche anno con i ragazzi, i figli che sono cresciuti, vedremo la loro versione finale, la loro versione adolescente, probabilmente è il modo in cui si sono assestate le cose dopo il matrimonio. E sono molto curioso perché adesso, diciamo, tutte le parti sono al loro giusto posto, le alleanze si sono formate come devono essere e da adesso può cominciare finalmente la danza dei draghi. La prossima puntata è la 8, quindi mi aspetto comunque che sia ancora preparativa. Perché? Perché devono farci vedere le cose dopo il timeskip. Ma seguendo la tradizione di Game of Thrones, mi aspetto che le cose esplodano completamente e che ci siano 3.000 colpi di scena e robe pazzesche nella nona puntata, perché la nona puntata della stagione storicamente è sempre stata quella più ricca di eventi. E per come stanno le cose, dopo tutto quello che è successo e per quello che si delinea all'orizzonte, non vedo l'ora. Mi chiedo quando cazzo morirà Viserys. Cioè, ragazzi, Viserys sta durando veramente, veramente troppo. E anche nella prossima puntata mi sembra di averlo visto
nella preview. Quindi a sto punto mi aspetto davvero che lui muoia, forse solo alla fine della stagione, nella decima puntata, in modo che si venga a creare il vuoto di potere e poi la seconda stagione parta proprio da questo, da ok, chi andrà adesso davvero sul trono? Però è già durato veramente 4 puntate più di quel che avrei immaginato. Puntata splendida, veramente veramente ricca di eventi. Per me la parte migliore è stato il volo sul drago. Quel momento a Dragon Trainer è stato molto molto bello, mi è piaciuto. E mi chiedo cosa cazzo farà adesso Aemond che ha un drago, che ha il drago più grande di tutti. Mi aspetto veramente grandi cose. Più che altro perché è sempre stato questo il vantaggio dei Targaryen, no? Adesso che anche gli Hightower, anche Alicent, ha un drago dalla sua, adesso la situazione è molto più interessante. Che non un drago, ne ha tre in teoria, perché dovrebbe essere uno per figlio. E ora la rimetto a voi. Cosa ve ne è parsa di questa puntata? Vi è piaciuta? Cosa vi aspettate andando avanti ora che le parti si sono delineate? E chi pensate che aveva torto e chi aveva ragione in tutta questa storia? La mia versione dei fatti io ve l'ho detta, adesso sono curioso di sapere la vostra. Ma per ora direi che da me è tutto. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!